la siamo un po' complicata purtroppo, quindi abbiamo fatto un po' più di fatica perché siamo consapevoli ovviamente delle nostre qualità, quindi però quando vai sotto devi sempre un po' un attimo faticare. Però dai, alla fine l'abbiamo ribaltata, dopo purtroppo non siamo riusciti a fare il quarto gol, il terzo e il quarto, però l'importante oggi era vincere e continuare così quello che stiamo facendo. E niente, oggi forse abbiamo tenuto ritmi un pochino più bassi rispetto alle altre volte, però penso che alla fine insomma abbiamo creato tanto, abbiamo tante occasioni, potevamo fare più gol, purtroppo non ci siamo riusciti, però siamo contenti perché abbiamo creato un gruppo forte, stiamo cercando di fare insomma bene con serietà e speriamo insomma di fare meglio possibile fino alla fine, anche perché l'Arezzo deve assolutamente giocare in altre categorie. Ci portiamo a casa questi 3 punti con grande gioia. Comunque venivamo da una settimana impegnativa dove abbiamo avuto anche la sfida di mercoledì, che comunque è stata una sfida a livello fisico molto importante, anche soprattutto anche a livello mentale, dove abbiamo fatto più di 50 minuti in 10, quindi oggi comunque siamo stati bravi a riprendere dopo che siamo partiti non benissimo, diciamo, un po' disattenti, non trovavamo riuscire a trovare il nostro solito gioco, a muoverla veloce, però ci portiamo a casa questi 3 punti che ci aiutano a mantenere per ora al terzo posto. Sì, come ha detto il mister nell'intervista di sabato, sono partite che se non prese con le pinze potrebbero destare problemi. E abbiamo avuto un approccio un po' titubante, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo dire che c'è stato un dispendio energetico, fisico-mentale abbastanza elevato la partita di mercoledì, perché abbiamo riacciuffato una partita in 10 dove siamo stati per 55 minuti e i ragazzi hanno avuto un grande approccio.